stata una pallonata così, eh. Di evitarla faccio, ho fatto Però così, mi ha ad girato. esempio, cioè, ad esempio sul basket già, ad esempio quella Fortitudo è pericolosissima e nessuno la vuole lì, della tribuna Anche stampa. perché sul lato Del corto, schio del basket è più Palagonia, ti ricordi? pesante. Anche perché è più pesante la palla. Sì, a parte che vedi il Sì, è più canestro in pesante. mezzo e dei gran sederi che girano. E che... Iniziamo che quando arriva Secondo me. Facciamo che a questo punto iniziamo, poi Rosario quando entra. Ma Alessio, se poi dimesso No, 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 no. sì, appunto, cioè, ho visto la notizia di No, è una una falsa notizia. Almeno. Che cosa? La notizia di... Io il Dopo di pallavolo, lui però. no. In collaborazione con
Buonasera, 14° appuntamento per Top Volley che dedicheremo allo storico risultato ottenuto ieri sera dalla Asinella qualificata per la finale di Coppa Italia di Serie 2 che andrà in campo il 31 di gennaio a Montecatini. Dall'altra parte della rete ci sarà Roma che ieri ha battuto 3-0 Crema. Andiamo a parlare di tutto questo insieme ai nostri ospiti. Ringrazio i colleghi della stampa partendo da Carlo Orzesco dell'Informazione. Buonasera. Ciao Carlo. Ciao. Al suo fianco per il Corriere dello Sport Stadio c'è Rinaldo Paolucci. Buonasera. C'è anche Andrea Progioni, nostro opinionista, nonché secondo allenatore della Finlandia. Ciao Andrea. Ciao Laura, buonasera a tutti. Siamo in attesa di Rosario Paladino, ma intanto saluto anche il caporedattore del Carlino. Ciao Doriano, Doriano Rabotti. Sì, buonasera a tutti. Allora Doriano, visto che sei in collegamento, ti rubo qualche minuto. Storico risultato. Nell'88 l'Asinella perse la Serie 1, che quell'anno si giocava insieme alla Serie 2, in finale contro Modena, che poi è la tua città. Sì. Adesso, a distanza di 22 anni, ci risiamo. Sì, io mi sono guardato un po' le statistiche perché ovviamente quelle di Bologna le conoscevo un po' peggio di quelle di Modena e effettivamente non ci sono tantissimi precedenti al di là del fatto che si tratti di una Coppa Italia di A2 perché da qualche anno è stata divisa in due edizioni per le due categorie. L'unica, sinora Bologna ha vinto soltanto una Coppa Italia nell'84 con la Bartolini e poi quella finale che tu citavi dell'88 su gara doppia è l'ultima finale giocata da Bologna in Coppa Italia, quindi vuol dire 22 anni non sono pochi, insomma, sono un figlio maggiore, quindi danno il senso dell'impresa che hanno fatto ieri sera i ragazzi di Ugo. Secondo te si è riaperto un ciclo? Ma guarda, io credo che molto dipenda, come in tutto lo sport moderno, insomma, alla fine dai soldi, nel senso che se parliamo soltanto di questioni tecniche, questa squadra ha un buonissimo futuro, ha alcuni giovani di grandissimo livello sui quali investire, e poi ci vogliono i soldi però per fare gli investimenti, perché chiaramente insomma, sappiamo tutti che in questi anni Pennazzi ha fatto i miracoli e forse anche qualcosa di più, non so quanto si potrà andare avanti in questo modo, ecco. Apriamo il microfono anche agli altri colleghi della stampa. Il fatto che ci sia Roma dall'altra parte del campo, allenata da Andrea Gianni, quindi due metropoli che tornano ad affacciarsi nella pallavolo d'elite dopo qualche anno di assenza. Al di là del discorso pubblico, può essere interessante anche per noi giornalisti? Beh, parlo io. No, direi interessantissimo anche perché hai già detto due nomi, hai detto il nome di Gianni, io lo contrappongo al nome di Ugo Conte, quindi già sono due personaggi che credo che la pallavolo sia la storia della pallavolo, per cui già mettere di fronte questi due personaggi in una finale, credo che già questo sia motivo di essere una finale importante. È una finale importante perché ci sono anche due realtà diverse, c'è una realtà come Roma che comunque ha investito molto, ha creato un bacino di interesse attorno alla sua squadra e sicuramente delle ambizioni di tornare nel grande giro, contro una squadra che, ricordiamoci, la Asinella è stata un po', tra virgolette, improvvisata, perché sappiamo benissimo che quasi non era neanche iscritta al campionato, per cui è una realtà cresciuta un po' così, tra la sorpresa generale, con degli atleti che ha messo in campo che effettivamente sono fenomenali, perché prima ne parlava, cioè, un giocatore come Uriarte, secondo me, quest'anno non solo è la grande sorpresa del campionato, perché chi lo conosceva lo sapeva, ma è il primo anno, un ragazzo che viene al primo anno fuori dall'Argentina, che gioca a questi livelli qui, e che sicuramente ha creato un'attenzione generale molto alta, perché qui stiamo parlando di giocatori che effettivamente stanno iniziando a fare una loro storia, ma è anche una storia, secondo me, della pallavolo, perché io credo che un giocatore a l'età che ha Uriarte, che abbia questa personalità, questa forza di gioco, credo che ce ne siano molto pochi, forse al mondo nessuno. Senti Rinaldo, tu nell'88 c'eri, quindi hai vissuto, peraltro l'hai detto stampa credo della società, esatto. Quindi l'hai vissuta dall'interno quella finale. Avevi invece, giustamente Carlo diceva, dei giocatori nuovi che si stanno lanciando sul panorama anche internazionale, tu invece allora avevi una squadra che era, a parte Andrea Brogioni che abbiamo qui, era forte di Babini, c'era Venturi, c'erano De Rocco, c'era Recine, c'erano... Ma c'erano anche dei giovani come Pezzullo, tanto per fare un nome. No? Pezzullo, Caponcelli e lo stesso Brogioni. E lo stesso Brogioni, però era anche una Asinella che stava tomando un po' un declino, se non sbaglio, perché nell'88...
cominciarono alcune cose a non funzionare. C'è stata la Coppa delle Coppe l'anno prima? L'anno prima c'è stata la Coppa delle Coppe vinta a Basilea, e poi, poi prima dell'88 comunque, come diceva bene Doriano, la Finella ha sempre partecipato alla fase finale della Coppa, che erano una specie di Final Four, vincendone uno, arrivando in seconda una volta, terza una volta, ultimo un'altra volta. Tutte cose che in un campionato, cioè in una stagione, possono succedere. Oggi vai bene, domani vai meno bene, di seguito. Essere tornati a fare una finale, sia pure di A2, ma secondo me a 1 o a 2, oggi come oggi, non c'è poi questa grande differenza, diciamo, come validità di giocatori, come validità di gioco, per cui, diciamo, è stata data l'etichetta a 2 per distinguerla dalla 1, ma secondo me non è che ci sia questo grosso divario. È una finale molto importante che spero, mi auguro, riaccenda un interesse per la pallavolo a Bologna, sia da parte del pubblico, da parte degli imprenditori, ma da parte degli atleti tutti e dei dirigenti, che possano essere in grado di formare un gruppo, una società in grado di dare un futuro, un prosieguo a quelle imprese che stanno compiendo oggi. Allora, intanto salutiamo Rosario Paladino, che ci ha raggiunto, presidente del comitato provinciale FIPA. Buonasera. Finisco il giro, Rosario, perché appunto Andrea invece era in campo, era tra i protagonisti di quella finale. Sei arrivato l'anno dopo, mi sembra, lo scudetto nel 86, sei arrivato a Bologna. 87. Ecco, quindi da lì l'hai vissuta un po'. Beh sì, io parlavamo prima con i grandi giornalisti della pallavolo bolognese. Questo è un grande risultato, io sono molto contento per il risultato sportivo della Zinella. Uno, perché tornare a giocarsi una finale è sempre un evento, e quindi io partecipo, anche se non faccio più parte dall'interno dei colori gialloneri, però io sono molto contento perché, insomma, vivo qui a Bologna, la Zinella è la mia società, nel mio cuoricino. Poi però va detto anche altro, effettivamente in questo momento di crisi dove le società chiudono e riaprono in una velocità impressionante, attenzione, cioè questo può essere, facciamo che questo sia un punto di partenza però di un cambiamento in meglio, perché io sono sicuro che la Zinella a Montecatini giocherà una grandissima partita contro Roma, con Roma, dove c'è il signor Mezzaroma che ha investito tanto, però insomma anche ha guardato un po' anche i conti, perché insomma se uno va a guardare i sei che stanno in panchina in Roma, insomma, sono giocatori molto giovani, magari promettenti, però molto giovani, con nessunissima esperienza nel campionato di Serie A2. Vedremo, ce la giocheremo alla grande, però insomma bisogna anche programmare, come diceva anche il giornalista del Resto del Carlino, insomma bisogna che poi dopo si riesca a costruire qualcosa di costruttivo e di sicuro, perché sennò sono soddisfazioni effimere. Io vorrei che ci fosse una società, non seria, perché la Zinella è seria, una società solida che possa programmare un futuro che in questo momento non c'è, purtroppo non c'è. Ci dobbiamo, con questo non vuol dire che non ci dobbiamo godere il presente che è fatto di questa grandissima finale, però spero che questo sia un punto di partenza anche per un futuro societario migliore. Doriano, prima di salutarti, ci saranno anche le finali di Coppa Italia di Serie A1, si parte il sabato con le due semifinali, Trento-Modena e Cuneo-Treviso. Sì. Pronostico aperto secondo te o? Ma guarda, io penso che Trento sia favorita su Modena, perché Trento ha una forza tecnica, fisica, ma soprattutto mentale in questo momento che è veramente spaventosa, e il Brogio potrà confermarlo. Insomma, ci sono dei periodi in cui certi squadroni partono comunque già in vantaggio, anche se si comincia da zero, perché sono abituati a vincere, non si fanno impaurire da niente, anzi sono gli altri che magari un po' di sudditanza ce l'hanno. Treviso-Cuneo è più aperta forse, però credo che Cuneo stia arrivando in questa fase in una forma molto buona, lo dimostrano gli ultimi risultati, quindi io penso Trento-Cuneo finale e vittoria di Trento in finale. Io ringrazio Doriano Rabotti, domani ci sarà una pagina speciale su Resto del Carlino proprio dedicata a questo memorabile risultato della Zinella che ieri si è imposta 3-2 sul campo di Castellana. Grazie a Doriano, ti aspettiamo in studio. Grazie mille a voi. Allora, benvenuto a Rosario, stavamo commentando questo 3-2 di ieri, 2-0 avanti la Zinella, partita lunghissima,
ho anche i dati perché è la terza partita più lunga della storia della Serie A da quando ci sono le statistiche, nel senso che da quando appunto nel 89 sono state inserite le rilevazioni statistiche con 262 punti totali, l'eterna partita è preceduta solo dal record di Cuneo Treviso del campionato 2001-2002, 275 punti totali, e Modena Vibo Valencia del 2004-2005 con 270, quindi ieri 262 punti giocati. Vuol dire che hanno giocato un rally point system addirittura, quindi vuol dire che sono state tantissime le palle toccate oltre che giocate, visto che questi sono i punti. Sicuramente denota l'equilibrio che le due squadre hanno dimostrato sul campo e l'equilibrio di gioco che le due squadre hanno raggiunto. È un risultato importante, ma al di là del risultato, chi mi ha preceduto e che ho avuto molto di cogliere le loro opinioni, c'è questa volontà nascosta, ma neanche tanto nascosta, neanche tanto latente, di dare risposta a quello che si è costruito nel campo. Secondo me, da adesso in avanti, come diceva Brogio prima, bisogna guardare avanti e programmare per il futuro, cercando di dare quella solidità a questi risultati che adesso non ci dobbiamo più aspettare. Secondo me le risposte sul campo questi giocatori li hanno dati, la società sta facendo gli sforzi per cercare di avvicinare a sé il più possibile gli interessi economici della città, che con difficoltà la città esprime a 360 gradi, non solo nei confronti dello sport della pallavolo, ma anche delle altre discipline sportive. Noi siamo capaci di raggiungere risultati nel nostro piccolo come pallavolo, speriamo che questo abbia seguito, ma non dobbiamo dimostrare altro, dobbiamo mantenere alto questo livello di gioco e di gradimento per il pubblico. Noi dobbiamo fare gradire questa pallavolo al pubblico e farla vedere, farla conoscere. Attraverso la televisione sicuro noi siamo strumento di promozione con la televisione stessa per la nostra disciplina, con questi programmi, con quello che i nostri giornalisti bolognesi scrivono sulla pallavolo di Bologna. Aspettiamo gli altri, ma non li dobbiamo aspettare con le braccia conserte o aspettando che ci piova dal cielo qualcosa. Dobbiamo stimolare in qualche modo questi interessi. Questo è un messaggio tanto alla società quanto all'imprenditoria, quanto ai giocatori, quanto all'intero movimento pallavolistico. Dobbiamo lavorare per questo. Questi risultati devono sortire effetto. Allora, intanto però ieri il 3-2 è stato siglato da un ace molto contestato di Cristiano Lucchi. Noi abbiamo modo di riproporvi l'immagine, il punto proprio decisivo che ha chiuso questo tie-break, 19-17 mi sembra, quindi dal 10 pari in poi si è giocato punto a punto. Eccola, la palla dalle immagini televisive, saremo di parte, però sembra dentro perché copre la linea. Continuiamo a ringraziare la regia con Marco Serra che ci sta riproponendo questa immagine. Sembra che copra la riga bianca, quindi è in campo. E anche la numero del pallone che è completamente in campo. Di solito se fosse la palla fosse uscita, l'ombra sarebbe fuori dal campo e non all'interno. Per cui anche questo è un'altra misura, direi, molto importante per dire se è punto o no. Ecco, microfoni spenti, Andrea faceva i complimenti agli arbitri perché in una situazione così di tensione, si stava giocando da quasi 3 ore, tutti i vantaggi, tutti i set, sicuramente palazzo anche molto caldo, sì. Perché ovviamente ci si giocava il passaggio del turno, andare a vincere 19-17 con un ace, sono stati bravi gli arbitri, dicevi, a centrare questa... Sì, perché sai, in A2 come tutti possono vedere non ci sono i guardalinee, a differenza della A1 dove la palla viaggia a una velocità magari superiore, quindi c'è a mio avviso una grandissima differenza tra la 1 e la 2. Comunque sono stati bravi perché in quel clima lì, con 2000 spettatori, una partita che durava da tre ore, insomma, sono stati bravi a vederla dentro perché, come diceva giustamente Paolucci, la palla era buona. Allora, direi nella seconda parte ci concentriamo più sugli aspetti tecnici, diamo un attimo spazio alla regia, ci saranno anche delle altre novità che ne parleremo nella seconda parte. Spazio alla regia. We'll be right back.
Seconda parte di Top Volley, stiamo parlando della finale raggiunta ieri in Coppa Italia dalla Asinella, che domenica riposerà, quindi avrà modo per 10 giorni Ugo Conte di concentrarsi sul prossimo impegno. Poi ci sarà una lunghissima cavalcata ad arrivare, speriamo, alla fine di maggio con i play-off. Comunque dalla 7 di febbraio si gioca tutte le domeniche, quindi l'ultimo momento per far rifiatare la squadra e magari recuperare anche qualche acciaccato o infortunato come Facundo. Quanto peserà l'assenza di Facundo in una finale o quanto sarà importante tentare il recupero? Vedete, adesso, per quello che abbiamo visto fino adesso, ha pesato il giusto, cioè non si può tenere conto che si possa giocare senza di lui, però la squadra ha espresso un gioco sicuramente diverso rispetto a quando lui era presente in campo. C'è stata questa capacità e questa versatilità della squadra a sapersi adattare a una condizione non certo favorevole, quella di avere perso l'attaccante tra virgolette principe tra i due. Però abbiamo visto che si è rivalutato molto di più il gioco della squadra, il gioco è stato distribuito molto anche nei confronti degli attacchi che venivano dal centro, per intendersi. Abbiamo rivalutato la figura di Ocampo, questo attaccante che sicuramente ha dimostrato di essere in grado di reggere degnamente il campionato di A2. Ci aveva dato qualche impressione, probabilmente non perfettamente positiva, c'era qualche accenno a dire, ma Ocampo invece sta dimostrando di essere anche lui un grande campione. Ricordiamo che è il primo anno in Italia, un ragazzo giovanissimo alla prima stagione. Prima di dare spazio alla Palavice, ieri grande partita di Aurelio Inserra, che dal centro, come diceva giustamente Rosario, ha dato un contributo fondamentale, senza parlare dei 31 punti fatti da Stefano Moro, l'ex di turno, tra lui e Creus, hanno veramente martellato. Beh, sì. Pesante. Beh sì, detto a conferma di quello che ha detto Rosario, un discorso giustissimo, che io Facundo lo prendo sempre, lo faccio giocare comunque, quindi, però è anche vero che questa squadra ha dimostrato di poter anche giocare e vincere anche senza di lui, quindi questo deve essere una cosa che dà ancora più energie positive a questa formazione. E mi vorrei sottolineare, in tutto ciò va sottolineata ancora una volta la grandissima prestazione di Uriarte, perché senza il suo giocatore preferito, chiamiamolo così, che ha questo particolare feeling che anche in nazionale si trovano occhi chiusi, ha dovuto cambiare minimamente, comunque neanche poi minimamente, il proprio gioco, e ha spiazzato completamente anche gli studi degli avversari, perché come hai detto tu, Inserra attacca di più, Creus Lari attacca di più, insomma c'è un gioco maggiormente gestito, e questo è un altro grandissimo punto di forza che in partite secche come quelle che andranno a giocare contro a Montecatini potrebbe fare la differenza. Allora, noi ci fermiamo un attimo parlando di pallavolo, io saluto Diego Chelin, ma prima diamo lo stacchetto sulla Palla Beach Bologna. Ciao Diego, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti gli ospiti di Top Volley. Allora, settimana scorsa abbiamo annunciato gli impegni di sabato e di domenica, li ribadiamo anche questa settimana perché ci sarà un fine settimana intenso alla Palla Beach presso il Circolo Tennis Aeroporto. Sì, in effetti questo sabato e questa domenica avremo due tornei, li abbiamo appunto divisi per dare possibilità di, diciamo, di giocare con più tranquillità, perché sennò si allungavano troppo. Sabato abbiamo il torneo di doppio misto giallo, con la formula appunto giallo, quindi coppia sorteggio, e invece domenica abbiamo il torneo amatoriale. Quante più o meno coppie pensate di poter mettere in campo? Beh, direi che sabato siamo circa una ventina di coppie, e la cosa, insomma, abbiamo visto, ci dà molta soddisfazione, perché comunque vediamo che il livello di gente che gioca anche queste partite, questi tornei misti, è sempre crescente, e domenica stiamo facendo anche lì un bel numero, non lo so ancora di preciso perché stiamo aspettando alcune conferme sempre dai nostri giocatori del Palla Beach. So che avete deciso anche la data successiva, il 7 di febbraio sarà una domenica, si torna in campo. Sì, esatto, sabato 7 febbraio ci sarà appunto un altro evento. È una domenica, pardon. Sì, pardon, esatto. Chiedo scusa, ma sono in macchina, allora ho perso un attimo il calendario. Comunque sì, appunto, domenica 7 ci sarà un altro evento lì, sempre da noi al Palla Beach. Come, insomma, stiamo vedendo, il risultato è buono, la risposta è sempre buona, quindi siamo molto contenti di come sta andando adesso il discorso del beach tennis. Allora, l'appuntamento è sabato e domenica 23-24 di gennaio alla Palla Beach presso il Circolo Tennis Aeroporto. Io ringrazio Diego Chelin, appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, un saluto a voi, grazie. Allora, torniamo a parlare di pallavolo. Dicevamo, squadra completamente rivoluzionata sotto l'aspetto tecnico. Grazie a Uriarte, grazie a Ugo Conte, grazie anche a Mauro Puleo, che poi sta preparando molto bene le partite sotto l'aspetto anche statistico, per studiare gli avversari. Quindi, come si andrà ad affrontare questa Roma, avendola già conosciuta in campionato, però giocando su un campo neutro come quello di Montecatini? Quindi l'allenamento del sabato, poi della domenica mattina si va in campo alle 3. Beh, io però vorrei dire anche un'altra cosa, sempre dal punto di vista tecnico. Cioè la capacità di aver fatto crescere anche giocatori come Lucchi e Peli. Beh, perché l'anno scorso era già titolare. No, però, lo so, però non ha mai giocato a questi livelli qui. Cioè, secondo me, cioè, beh, insomma, per me quest'anno sta facendo un campionato super dal punto di vista tattico, poi dal punto di vista della sua capacità, sicuramente lui è un buon giocatore, però secondo me quest'anno, non, nessun dubbio, però quest'anno si è molto disciplinato sul punto di vista, cioè sta facendo il lavoro che deve essere quello che in questo momento serve. Cioè, quindi secondo me la squadra sta lavorando molto bene a livello proprio generale, cioè a livello di gruppo. E io credo che sta venendo fuori anche un gruppo molto forte che è riuscito anche a, appunto, a superare un problema come quello dell'infortunio di Facundo, perché nei primi tempi non era proprio stato così facile, assorbito bene. Credo che questa settimana qui, scusa, fino al discorso, secondo me questa settimana qui in un certo senso avvantaggia nell'affrontare la finale sicuramente la Zinella, perché può in questa settimana recuperare intanto fiato, perché è una, noi ricordiamoci che è passata in finale vincendo tutte le due partite in trasferta. E giocando anche in trasferta, giocando per il campionato, anche giocato in casa, sì, solo contro solo. Quindi praticamente con trasferte anche pesanti come quella di Castellana e anche Ravenna, che non è stata un'impresa facile. Per cui può tirare il fiato, può preparare la partita con un po' più di calma e quindi io credo che possa affrontare la finale con maggiore sicurezza rispetto a quello che probabilmente è stato fatto in queste due partite. Io volevo fare un inciso, parliamo di questa finale conquistata ieri sera a Castellana, ma in campo non c'era solamente Uriarte, Lucchi, hanno trovato spazio, anche piccolo, ma l'hanno trovato Gallesi e Spiga. Perciò diciamo quindi che due bolognesi, tutta la squadra, praticamente non 6 o 7 giocatori, ha conquistato questa finale. Che cosa succederà il 31 gennaio a Montecatini? È difficile dirlo. Io dico solamente una cosa. La Zinella non è pronosticata a vincere. È andata a Castellana, che non aveva il pronostico a favore, non aveva un grosso lassillo di dover fare il risultato uguale. Ha fatto la sua regolare partita. La stessa cosa può succedere a Montecatini contro la Roma. La Roma, almeno sulla classifica, guardando la classifica, è più forte. Il pronostico è tutta per la Roma. Niente di più facile che poi vinca la Zinella. No, io confermo, scusami, di quello che diceva Rinaldo. Anche se Gallesi e Spiga non avessero giocato, non fossero entrati, è importantissimo. No, è importantissimo perché nel lavoro settimanale, se non hai un minimo. Un gruppo che sta, esatto, quindi il gruppo, cioè, sta funzionando. Piccolo inciso: Lucchi l'anno scorso, buona parte del campionato, ha giocato in maniera straordinaria, non bene, soprattutto all'inizio, su dei livelli straordinari. Io sono contentissimo e sono contento che tu dica questo, perché Lucchi è un bel giocatore che merita anche magari più spazio, anche magari in futuro avere un giocatore in più, adesso che ha preso anche fiducia, fa comodo a tutto lo staff. Quello che dico, secondo me quest'anno dà sicurezza anche nelle sue giocate. L'ha capito, l'ha conosciuto meglio di quanto lo abbia conosciuto Bacci lo scorso anno. Perché anche il cambiare il palleggiatore cambiano diverso, anche molte cose. Perché c'era un Gromadowski, c'era Jablonski, cioè era proprio distribuito in maniera diversa, direi. È imparagonabile, le due formazioni sono veramente, sì, tecnicamente imparagonabili. Allora, in attesa che ci sia l'altro collegamento audio, chiedo quindi alla regia se riesce ad organizzarlo. Andiamo a parlare invece della Serie B, spazio quindi all'MT. Abbiamo salutato l'arrivo dell'MT Motori Elettrici la settimana scorsa. Andrea Brogioni rappresenta la Paolo Poggi, società di B1 di San Lazzaro.
che doveva vincere l'ultimo turno, Andrea, l'avevamo detto invece, qui in studio. E invece niente, bisogna tenere un po' viva questa classifica anche di Biulo, no? Invece in A2 va tutto bene, allora in Biulo, a Bologna, a San Lazzaro, bisogna tenere un po' di pepe. È perché così diciamola, il pubblico così, viene a tifare. Buttiamola a ridere, perché effettivamente è stata una prestazione disastrosa, bruttissima. Credo, adesso fammici pensare, la più brutta partita di pallavolo alla quale io abbia assistito dal vivo o vedendola da spettatore o da commentarla quella televisione, insomma, brutta. A parte gli scherzi, brutto passo falso, e adesso l'obiettivo è comune, cioè nel senso Zinella e Paolo Poggi hanno comunque hanno due diverse storie, perché tecnicamente la Zinella, abbiamo parlato, sono bravissimi i ragazzi, sono straordinari e i risultati stanno dando ragione. La Paolo Poggi deve riuscire a centrare questa benedetta salvezza, perché due realtà importanti accomunate da qualche problemino diciamo extra tecnico, societario, monetario, deve giungere alla salvezza, perché poi dopo è importante, io su questo ci tengo e ci credo fermamente, in una società come Bologna più società ci sono, più società sane, più attività, più gioco, più squadre, più giovani ci sono, e per il nostro movimento sarebbe la cosa migliore. Allora, in attesa di capire se riusciamo a collegarci con Moretti, il professor Maurizio Moretti, che poi sarà... Ecco, grazie dalla regia. Allora, intanto però ricordiamo che domenica parte il corso per allenatori, ci sarà proprio Maurizio Moretti in cattedra, definiamola tale, cioè a fare sì, il docente, sia la parte teorica che la parte pratica sulla ricezione, allenatore della pre-juniores femminile, quindi uno dei migliori tecnici che abbiamo in Italia. Esatto. Abbiamo voluto appositamente dare un segnale diverso all'organizzazione dei corsi e soprattutto alla qualificazione dei tecnici, chiamando questa figura, questo insegnante, perché lui è veramente un insegnante, essendosi dedicato da sempre all'attività dei giovani e di questa nazionale pre-juniores, la quale appunto è il capo allenatore in questo momento, pre-juniores femminile. E penso che sia adeguato utilizzare dei docenti con queste caratteristiche per formare i nuovi tecnici, perché talvolta il nostro tentativo è quello di avvicinare molto la quotidianità del lavoro sul campo dei tecnici che insomma praticano a Bologna la loro attività, che come dicevamo prima il massimo livello sia maschile che femminile è quello della B, dico, è con dei tecnici, dei docenti capaci di insegnare a questo auditorio. È una cosa estremamente importante, soprattutto qualificato, sappiamo delle sue doti insomma nell'insegnamento, e riteniamo che sia di comune accordo, l'abbiamo scelto con il fiduciario allenatore Luca Parlatini, abbiamo deciso di chiamare lui perché ci pareva opportuno offrire questo momento qualificato agli altri allenatori. È un modo diverso probabilmente, o nuovo, o chiamiamolo così, un indirizzo preciso, quello del nostro comitato. Fra l'altro questo corso è organizzato insieme al comitato regionale, perché ne fanno parte anche, parteciperanno all'aggiornamento anche i tecnici di secondo grado, vale, anche di terzo moduli, grado. Mi sembra, esatto, e vale, esatto. Io ci sarò. Infatti Brogio, che quindi già sta percorrendo questa carriera, che in questo momento gli è preclusa dal fatto che si ostina a giocare, qualcuno lo vuole giocatore ancora, però insomma la sua vocazione secondo me è quella, e lui l'ha incominciato molto bene, la pratica molto bene, sappiamo dei suoi trascorsi con la nazionale finlandese, quindi non solo trascorsi, c'è anche il futuro, 24 aprile trascorsi, noi dobbiamo per partire... dire, vabbè, ma intanto trascorsi, quelli futuri potrebbero essere anche altri o diversi, perché ora fino al 2012 dovrebbe restare in Finlandia, giusto Andrea? Le Olimpiadi dovrebbero essere confermate. Ma a parte tutto, a noi interessa questo patrimonio, il patrimonio, quando Brogio parla, secondo me Brogio fa parte del patrimonio pallavolistico bolognese, anche se acquisito da tanti anni. Però estremamente noi dobbiamo tenere conto di questi personaggi, perché servono alla pallavolo bolognese, servono non solo per dare immagini, ma perché hanno qualità, a mio avviso, qualità anche tecnica. Anche umane, Andrea, mi permetti, non è una sviolinata, parlo anche di altri tecnici, posso parlare di Claudio Casadio, di Leonardo Palladino, sono personaggi che comunque fanno bene alla pallavolo bolognese. Allora, apriamo una finestra anche sulla Serie A1, perché Piacenza ha perso 3-2 in casa di Macerata nell'ultimo turno della Serie A1,
Monza ha battuto, quindi Berruto, tanto per parlare in termini sempre della Finlandia, ha battuto 3-1 Modena di Prandi, e punti importantissimi invece per Forlì, che ha fermato Loreto 3-1, quindi la squadra di Luca Moretti. Andrea, una tua analisi rapida? Ma sì, dove ci focalizziamo? Sicuramente la vittoria di Monza su Modena è importante, perché Modena sembra quasi un attimo un po' abbia rallentato quella corsa straordinaria di inizio anno, no? Che tutti dicevano Modena è tornata grande. Io sono sicuro che adesso ricomincerà a ricrescere, so che ha tesserato Kuturic, un altro giovane schiacciatore, però la vittoria di Monza è decisamente importante. La sconfitta di Piacenza a Macerata direi che ci può stare, perché Macerata quest'anno non ha mai espresso una pallavolo straordinaria, ha sempre avuto qualche diversi alti bassi, però rimane una squadra formata da grandissime campioni, e andare a vincere al Fonte Scodella non è facile. Con Federico Vermiglio poi in campo, perché c'è stato questo simpatico siparietto, il bimbo di credo circa 3 anni di Valerio, è entrato in campo per correre dal suo papà, quindi si sono fermati tutti, ovviamente c'è stato l'applauso perché è stata una cosa molto dolce e molto carina. Quindi un saluto anche a Valerio Vermiglio, che poi era con noi a Parma. Top Volley è nato anche insieme a Valerio. Allora, andiamo a ricordare domenica 31 di gennaio, ci saremo tutti ovviamente a fare il tifo per l'Azinella Montecatini, si giocherà contro Roma che per classifica sarà la squadra che gioca in casa, però pronostica abbiamo detto aperto, intanto questa domenica tutti a riposo. Tutti a fare il corso allievo allenatori, cioè, tanto, mia figlia, io so che tutti a vedere le squadre, io so perché mia figlia ci va, per cui lo so, verrò anch'io a vedere il corso. Senti, però giocano anche le squadre della Serie B, vero? Sì, Andrea, con l'MT dove giocate? Siamo a Correggio sabato, partita facilissima, facilissima, perché l'ho vista già l'andata, che sì, diciamo così, poi dopo dovrei scappare a fare la telecronaca di Reggio Massa. Che questa invece per SNAISAT, quindi parliamo della A2. L'appuntamento invece con il campionato della Zinella tornerà il 7 di febbraio, si giocherà proprio con una diretta su SNAISAT alle ore 20:30 contro Città di Castello, che all'andata con davanti alle telecamere non ci hanno portato benissimo. Da lì che cominciamo. Ecco, no, l'unica cosa da preoccuparsi è che ci sono le telecamere, ce ne sono la televisione alla partita. Prima, però non è quella di SNAI. No, domenica ci sarà sempre il 31, ci sarà la differita però, dovrebbe essere differita, però sarà sempre televisiva. Quindi la anche si può la cambiare, cioè la si proviamo può a cambiare. Il 7 noi giochiamo con Città di Castello. Sì, diretta. Quella sì, in diretta alle 20:30, però io parlavo della partita, no, del, partita 31 del 31 contro Roma in Coppa Italia, sarà televisiva con le anche telecamere, quella. Il rischio è grosso. Lui già l'aveva data per scontato. Allora, l'appuntamento ovviamente per giovedì prossimo, per parlare anche insieme al presidente Penate di questa storica finale. Intanto potete iniziare a rivolgervi in società per capire come sarà organizzata la trasferta, perché sicuramente i tifosi gialloneri faranno in modo di creare dei pullman che andranno verso Montecatini il 31 di gennaio alle ore 15 si gioca. Grazie a Carlo Zesco dell'informazione di Bologna, grazie al collega Rinaldo Paolucci di Stadio Corriere dello Sport, grazie ad Andrea Brugioni, in bocca al lupo grazie allora per l'MT per sabato. E grazie anche al presidente del comitato provinciale, ci farai poi sapere se Moretti riusciamo ad averlo in studio per parlare anche della ricezione qui, non solo sul campo. Va bene. L'appuntamento con tutti voi, e quindi per giovedì prossimo, grazie per averci seguito, complimenti alla Zinella che è finalista di Coppa Italia contro Roma. In collaborazione con